Salve a tutti amici tubers, bentrovati dal vostro gladiatore Giallo64, benvenuti nella prima live dei sorteggi del calendario della Serie A 2015-2016. È la prima live presente sul mio canale perché, come sapete, l'anno scorso avevo iniziato a campionato inoltrato. Voglio iniziare subito ricordandovi alcune delle caratteristiche che caratterizzano appunto questo sorteggio. Allora, nei turni infrasettimanali non sono previsti i 5 derby cittadini o possibili scontri tra Inter, Juve, Milan, Napoli e Roma. Chissà perché non hanno messo Lazio. I 5 derby non sono possibili alla prima o all'ultima giornata e si effettuano in giornate diverse tra loro. E poi tutte le altre squadre possono incontrarsi alla prima o all'ultima giornata. Quindi, da quello che ho capito, ci dovrebbe essere una variazione. E in pratica anche i big match possono essere alla prima e ultima giornata, da quello che ho capito. Ovviamente sono le 7:18, ancora non si è vista neanche una giornata, perché ovviamente ci mettono 3 ore per fare le chiacchiere, per fare la pubblicità a Sky. Sky è bello, Sky è questo, Sky è quell'altro. Quando invece basterebbe fare così: iniziamo alle 19, iniziamo, ti raccomando. No, non bisogna fare la pubblicità 20 minuti. Dovrei iniziare con un bel Carpi, Frosinone, Empoli, Sassuolo, Verona, Chievo, tutte de fila. Il problema è che però dopo saranno tutte quelle forti tutte de fila, quindi meglio di no. Anzi, facciamo dei pronostici adesso. Allora, o una neopromossa, o l'Udinese, cioè che la prima giornata ci può essere subito un big match. O il Genoa. Allora, tra poco ci collegheremo di nuovo con Alessandro al chat. Ma basta con questi collegamenti, fammi vedere i risultati, fammi vedere i sorteggi. La mia favorita dello scudetto è il Napoli, perché credo che abbia costruito una squadra molto razionale. Oddio! Se fosse qualcosa di folcloristico, ma è tutto meno che folcloristico. Lo sta dicendo per davvero, lo sta dicendo. Che è una cosa che fa la differenza. E soprattutto mi sembra che sia... Lo sta dicendo, non è una candid camera, lo dice per davvero. Non deve comandare il gioco, ma quello di giocare è rimessa. Io lo dico, se il Napoli vince lo scudetto, i 10 video che farò dopo la vittoria li farò tutti con la maglia del Napoli. Ve lo prometto, Ti devo interrompere, Giancarlo, perché ci siamo. È il momento di scoprire. Ci siamo, dai, forza! Andiamo in diretta all'Expo. Forza! Empoli Chievo! Empoli Chievo! Questo è il mio anticipo. Fiorentina Milan, big match. Fiorentina Frosinone Torino. Verona-Roma, prima giornata di campionato Verona-Roma, poi Inter-Atalanta, Juventus-Udinese, Lazio-Bologna, Palermo-Genoa, Sampdoria-Carpi e Sassuolo-Napoli. Prima giornata a Verona, ragazzi. Non è una trasferta facilissima, non è per niente facile, però ce la possiamo fare, non è complicata, ma aspettavo molto peggio. Va bene così. Tutte le squadre italiane stanno abbandonando il possesso di palla e stanno andando verso la verticalizzazione veloce. Il Milan gioca con... Guardate la carta della Roma dei Garzia dell'anno scorso, abbandona il possesso palla, facevamo il 70% del possesso e perdevamo o pareggiavamo in continuo. Ecco. La seconda giornata, Roma-Juve! Roma-Juve la seconda giornata! Roma-Juve! Alla proprio tantan! Roma-Juve! Alla prima giornata, si vede dallo schermo lontano, Atalanta Frosinone, Bologna Sassuolo, Carpi Inter, Chievo Lazio, Genoa Verona, Milan Empoli, Napoli Sampdoria, Roma Juve, Roma Juve alla seconda, dai, sono contento, dai, almeno ci caricamo subito all'inizio, ci caricamo. Non ha senso, se deve costruire... Te sta vedendo le figure del merda che fa invece, mamma mia. Meglio adesso, almeno ce le liberiamo subito, non ci pensiamo più. La terza, Frosinone-Roma. Frosinone-Roma, passiamo dall'alto al basso proprio. Frosinone-Roma, poi di big match, cioè Inter-Milan. Inter-Milan alla terza giornata. Lazio-Udinese, che non è una brutta partita. E anche Fiorentina-Genoa. Bella giornata. Mi ricorda il calendario del 2009-2010. Nel 2009-2010 c'era Inter-Milan e Roma-Juve, le prime giornate c'erano. Ecco, quarta giornata, Roma-Sassuolo, Napoli-Lazio, Napoli-Lazio, e poi le partite sono abbastanza equilibrate. C'è Genoa-Juve, Chievo-Inter,
Milan-Palermo, Torino-Samp, Udinese-Empoli, abbastanza equilibrate. Anche Roma-Sassuolo ci sta bene, ci sta bene. Per adesso in 4 partite abbiamo trovato solo la Juve veramente forte. La quinta, Sampdoria-Roma, Sampdoria-Roma, e poi Juve-Frosinone, Lazio-Genoa, Udinese-Milan, poi vabbè, altri, Carpi-Napoli. Cioè non voglio dire bene tutte perché sennò non finiamo mai davvero. Ma così a occhio non abbia un inizio molto semplice, la Juventus è un po' invece a fasi alterne, no? Ma se la Roma non ha un inizio facile con Frosinone, Sassuolo e cosa, Verona, se beccava Juve, Inter, Milan, Lazio, tutto quanto, che inizio era? Ma ecco, sesta giornata, Roma-Carpi. Pacarpi e Napoli-Juve. Stiamo attenti a questo turno perché noi incontriamo una sulla carta forte e la Juve incontra il Napoli e Napoli incontra la Juve. Quindi stiamo attenti. Poi c'è Verona-Lazio, Inter-Fiorentina, che è una bella partita, Genoa-Milan e poi le altre, Sassuolo-Chievo, Torino-Palermo, eccetera, eccetera, eccetera. E le altre, come fanno sui giornali dei youtubers FabiJ e gli altri, io dico queste partite e le altre. Il problema è che io sto seguendo i sorteggi su Cielo e su Cielo vengono i sorteggi fuori, vengono mezz'ora in ritardo, perché ho visto su Facebook che Sigwolf aveva messo già la quarta e quinta giornata un quarto d'ora prima che io mettessi che io vedessi la terza, quindi immaginiamoci un po'. Perché non si muovono? Cioè qua fanno il calciomercato, dicono, ma fa vedere i sorteggi, ci chiama il programma sorteggi che deve far vedere il calciomercato, ovviamente. Settima giornata, Palermo-Roma e Milan-Napoli. Napoli che affronta Juve e Milan subito veloci, Juve-Bologna, Lazio-Frosinone, Sampdoria-Inter, bella partita anche questa, e poi Udinese-Genoa e basta. Dai, ottava e nona, forza. Che è un giocatore. All'ottava giornata, Roma-Empoli. Roma-Empoli, Inter-Juve, Inter-Juve il 18 ottobre, poi Torino-Milan, Sassuolo-Lazio e Napoli-Fiorentina. Bella giornata questa, Inter-Juve, Napoli-Fiorentina sono davvero dei match molto importanti, molto interessanti. La nona, Fiorentina-Roma, ecco il secondo big match dopo Roma-Juve, lo troviamo alla nona giornata, 4 giorni dopo il mio compleanno. Fiorentina-Roma, Juve-Atalanta, Lazio-Torino, Palermo-Inter, Milan-Sassuolo e Chievo-Napoli. Il rischio però è che adesso quelle forti le incontriamo tutte di fila, quello è il rischio, perché ancora non abbiamo incontrato Napoli, Inter, Milan, Lazio. Non me ne voglio il tifoso della Fiorentina, Mario, ti mancherà Gomez? No. Ma forse. Che domande. È come dire se a noi mancherà Mattia Destro o Dumbia. La storia è una delusione grossa dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista della sua salute, perché poveretto è stato un anno fermo, ma per carità, no. Per carità. Allora facciamo così, vediamo la giornata di campionato. Decima giornata, forza. Dopo la Fiorentina, Roma-Udinese. Roma-Udinese, Napoli-Palermo, Atalanta-Lazio, Bologna-Inter, Sassuolo-Juve. Una giornatina così, niente di... mi sa che è infrasettimanale perché... sì, perché 24-28 di circa dovrebbe essere infrasettimanale. Questa si dovrebbe sentire prima di ogni partita. A me mi piace. Inter Roma e Lazio Milan, undicesima giornata. Madonna che giornata, l'undicesima. Inter Roma, Juve Torino il derby e Lazio Milan. Mamma mia che giornata. Genoa Napoli, anche Genoa Napoli. Madonna mia. Intanto, dodicesima giornata, subito pronti mi dicono, dunque andiamo a leggere insieme. Dodicesima, Roma-Lazio, ecco il derby, l'8 novembre, Roma-Lazio, dopo l'Inter, la Lazio, prima la squadra di Milano e poi la terza squadra di Milano, Roma-Lazio, l'8 novembre e ritorno il 3 aprile, poi Napoli-Udinese, Torino-Inter,
Empoli, Juve e poi Milano-Atalanta, queste qua, insomma. Ma Roma-Lazio l'8 novembre, attenzione. Molto sentito il derby a Roma, torniamo un attimo sulla Lazio, Mario, perché giustamente prima Giancarlo... Ma basta, parlate della merda, però! Già facciamo mal di pancia! ...che ha fatto costo alla Supercoppa e che gli investimenti che ha fatto, perché comunque quattro giovani li ha presi, li ha presi proprio... Cioè, ma come si fa a dire che la Lazio ha fatto investimenti? Allora l'Inter che ha fatto? Ha ricomprato una squadra, ha ricomprato! La Lazio con un Kishna ha fatto i movimenti di mercato, cioè quelli li chiamavano movimenti di mercato... Ma oh, poi sarò io romanista, però fino a quando? La Roma, perché ha preso Iago Falche, non sta facendo un cazzo. Lì, la Lazio ha preso Kishna, 2 milioni e si è mossa sul mercato. Ma vediamo un po': tredicesima, Bologna-Roma, Bologna-Roma, Juve-Milan, Juve-Milan, Lazio-Palermo, Udinese-Sampdoria e Fiorentina-Empoli, diciamo. Se lo vinci ti apre la possibilità di fare investimenti, di... Poi subito dopo la quattordicesima Roma-Atalanta. Già ci stiamo normalizzando un po' di più, dopo aver fatto Inter e Lazio di fila, adesso stiamo un po' tornando sui livelli normali. Napoli-Inter e Palermo-Juve, poi le altre sono abbastanza semplici. Poi quindicesima, Torino-Roma, Torino-Roma, attenzione, ancora non abbiamo trovato Milan e Napoli ancora, poi Lazio-Juve, Lazio-Juve 6 dicembre alla quindicesima giornata, Fiorentina-Udinese e poi le altre sempre semplici. Preliminare. È vero che la Lazio è stata la squadra che ha giocato meglio l'anno scorso, in Italia due anni a essere la squadra che ha giocato meglio fai fatica, perché in Italia ti studiano, guarda la Roma di due anni fa e dell'anno scorso, ti studiano e usano le contromosse. Quindi devi sempre inventarti qualcosa di nuovo, se riproponi lo stesso gioco fai più fatica. Dice quello che... Cioè, è sempre molto molto complicato. Non posso aggiungere altro, ha detto quello che pensiamo tutti. Sedicesima giornata di Serie A. Oh, sedicesima. La vediamo, vediamo un po' chi le spunti. Attenzione. Sedicesimo turno in Serie A e poi parliamo. Sedicesima, Milan, Verona, Napoli, Roma. Eccola di nuovo, Napoli, Roma. Alla sedicesima giornata e Juventus, Fiorentina. Bellissima giornata. Bella giornata. Udinese, Inter. Oltre alle quattro evidenziate. Lazio, Sampdoria. Genoa, Bologna, eccetera, eccetera. Ma Napoli, Roma, sedicesima giornata. Diciassettesima, Roma-Genoa, l'avevo detto per forza, o Milan, Napoli e Genoa dovevano essere per forza di fila, e Carpi, Juve, Inter-Lazio. Sì, ci sono novità soprattutto su destro, perché oltre al West Ham e all'Aston Villa si è fatto sotto il Bayer Leverkusen, e quindi c'è una proposta importante anche dalla Bundesliga. Te prego, Bayer Leverkusen, liberaci da questo male. Amen, liberaci da questo male. Ti prego. Uno qualsiasi squadra. Piatevelo. Quindi va gestita bene la situazione. Mamma mia. La 18esima giornata di campionato sarà la penultima, giustamente come prima. 18esima giornata. Occhi, quindi attenzione. Chievo Roma, Juve Hellas, Empoli Inter, Milan Bologna, Napoli Torino, Palermo Fiorentina, Lazio Carpi. Questa penultima di campionato. Va bene, va bene. E quindi l'ultima sarebbe col Milan, o no? Quindi i sorteggi del calendario della Serie A 2015-2016 sono finiti adesso. Cosa posso dire in generale su questi sorteggi? Posso dire che non siamo stati molto fortunati, perché abbiamo dei scontri molto ravvicinati, abbiamo la Juve alla seconda, Inter e Lazio vicine, il Napoli alla sedicesima e il Milan all'ultima giornata e il Genoa alla penultima, no? Non sono scontri tanto facili, però io penso che noi non dobbiamo avere paura di nessuno. Io penso che se noi giochiamo da Roma possiamo vincere quasi contro chiunque, quindi dobbiamo solo stare attenti, cioè non dipende, perché abbiamo visto anche l'anno scorso, avevamo tante partite facili vicine ma abbiamo fatto schifo con tutte, quindi per me diciamo che i calendari sono un po' indicativi, ma non è detto che se uno ha un calendario facile vince oppure se ce l'ha difficile perde, dipende da come verranno affrontate le partite. Se la Roma affronta bene le partite può vincere contro chiunque, se no sarà complicato. Giusto per dovere di cronaca vi riassumo brevemente il calendario della Roma, giornata per giornata. Verona-Roma, Roma-Juve, Frosinone-Roma, Roma-Sassuolo, Sampdoria-Roma, Roma-Carpi, Palermo-Roma, Roma-Empoli, Fiorentina-Roma, Roma-Udinese, Inter-Roma, Roma-Lazio,
Bologna-Roma, Roma-Atalanta, Torino-Roma, Napoli-Roma, Roma-Genoa, Chievo-Roma e Roma-Milan. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi sorteggi. Spero che questo mio primo video live sorteggi, se così possiamo dire, vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Questo è tutto dal vostro creatore Giallo84, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!